erano prima tutti d'accordo a dire che mi dovevo dimettere, oggi sembrano tutti d'accordo a dire che la legge Severino è una legge che va cambiata, ma la cambiasse. Io dico sempre che il Parlamento, quando sono tutti d'accordo, no, la cambiassero, un po' come lo Ius Soli, oggi parliamo di immigrati, sono tutti d'accordo non lo fanno. La legge Severino va cambiata soprattutto per gli amministratori locali, perché è una legge assolutamente sbagliata, grave, antidemocratica e secondo me incostituzionale in più punti, quindi mi auguro che venga rapidamente cambiata dal Parlamento, indipendentemente dalla mia vicenda personale. Il Ministro dell'Interno è venuto sabato a Napoli, il tema è questo, è il tema di dare risorse e mezzi economiche, umane, ai carabinieri, alla Polizia di Stato, perché la Guardia di Finanza e direi anche ai comuni che poi devono attraverso la Polizia Municipale fornire anche altri servizi, perché se noi non diamo risorse è chiaro che c'è meno presenza delle forze dell'ordine in città e c'è il rischio di un aumento del crimine, su questo non c'è dubbio. Poi io sono fermamente convinto che le politiche della sicurezza si affrontano soprattutto con la cultura e con la vivibilità della città e vedere Napoli invasa anche di turisti in questi giorni è un segno importante che secondo me va contro le politiche dell'insicurezza. Non vedo un caso Napoli né un caso di conflitto sociale, è un autunno caldo, come tanti di questo tipo che ovviamente son roventi anche perché le politiche governative continuano a essere politiche che non puntano alla ridistribuzione del reddito, non puntano stare vicino alle fasce deboli, continuano a pensare che l'Italia debba ripartire comprimendo i diritti dei lavoratori, l'esasperazione dei sindaci dal nord al sud Italia. Quindi il tema è questo, la preoccupazione è questa, è molto forte. Per il resto non mescoliamo cose che sono diverse, ovviamente noi seguiamo tutto, ma io seguo sempre tutto in una visione non di ordine pubblico. Preferisco affrontare le questioni sociali in modo democratico, politico e anche culturale, mai come ordine pubblico. L'ordine pubblico, diciamo, è sempre un aspetto finale e marginale rispetto al resto.